Buongiorno, sono in ritardissimo, sono le 9.45 e io ho l'appuntamento dalla psicologa alle 10. Forse ce la faccio, forse non ce la faccio, non lo so. L'unica cosa è che ieri è stato un genio e ho messo il giubbotto a lavare. Mi serviva. Ma guardate quante lucine! Tante belle lucine. E quello che luccica là, credo che sia il ristorante dove mangiamo oggi congere. Speriamo, ho fame. Appena sono entrata a casa sono crollata. Abbiocco fortissimo. Non sono riuscita effettivamente a dormire, ma ho passato 2 ore a rotolarmi nel letto e quindi a rimanere a letto così al calduccio. E stasera appena abbiamo voglia, dobbiamo preparare la valigia, perché domani pomeriggio saremo in Sardegna e Luca non aveva realizzato che deve lasciare la PlayStation qua. Abbiamo appena mangiato, Luca ha recuperato avanzi del Carrefour, lui ha mangiato polenta col baccalà, era? Ho messo sì. Anche lo zucchero, così lo mangiano anche le persone che di solito non mangiano le mele. Tipo io? Sì. Metti zucchero da qualche parte e io lo mangio. Bravo. Dicevo? Ah sì, lui si è mangiato il baccalà con la polenta, io invece questa pasta salmone. Buona. Era buona. Tanto aveva il salmone. Però aveva il salmone. Il salmone cotto e io odio il salmone cotto. Però ho tappato il naso e l'ho mangiata. Per il resto era buona. Poi cosa, mi hai fatto dimenticare cosa volevo dire. C'era la frutta. C'era la frutta e c'era uno yogurt. 3,90 euro, giusto? Sì. 3,90 euro. Però lo trovi già pronto, quindi non devi neanche fare la fila per prendere la cosa. È figo. È tipo un, come si dice, un pacchetto box, una magic. È tipo una magic box. È comodo. Poi ti rinfilano roba di pesce, quella. Quella che entro il giorno la devono consumare. O quella che non vuole nessuno. Dai, c'è la gente che ha già il pesce pronto. Ci mangiamo la frutta e poi iniziamo a fare la valigia. Sei felice di fare la valigia? Butto tutto in valigia. Proprio così? Lanci? Mm-hmm. Sai che dobbiamo preparare anche quella da stiva? Mm-hmm. Abbiamo passato qualche ora a fare fondamentalmente un cazzo. Io ho messo le lucine che mi ha regalato la mia amica e il quadretto e un'altra cosa da caricare che adesso vi farò vedere. Ma devo sfogarmi perché sono molto in ansia per la tipa di ieri. Perché io le ho dato il mio numero e gli ho detto di contattarmi se aveva qualsiasi problema. E gli ho chiesto di scrivermi che tornava a casa sana e salva, ecco. E lei non mi ha scritto. Ho lasciato passare tutto il giorno, praticamente, e le ho scritto di nuovo, cioè gli ho scritto adesso di nuovo per chiederle di, per favore, di scrivermi. Perché le ho scritto questo pomeriggio e non mi ha risposto, non ha nemmeno letto il messaggio e io mi sto immaginando mille scenari diversi e sono tanto tanto in ansia e sono in ansia anche per la sua gatta perché l'aveva lasciata ancora a casa del fidanzato, doveva andare a prenderla. Che cosa succederà a questa gatta? Dove è finita sta ragazza? Proverò a mandarle altri messaggi, cercherò di insistere un pochettino per avere una risposta, giusto per tranquillizzarmi, ma io ho ansia che sia successo qualcosa, spero di essere io paranoica. Queste qui sono le lucine che mi ha regalato, io le ho messe nella libreria
E sono gattini. Sono meravigliosi gattini, gattini lucenti. Poi mi ha regalato anche questo, che è una lampada a gatto. L'ho fatta scaricare del tutto e poi la porterò in Sardegna, mi farà felice, mi terrà gioia. E poi questo. Che bello! Che ovviamente è sopra il letto. Questa cosa è arrivata con uno dei delivery che abbiamo fatto con Luca e lui l'ha appesa qua, sopra il mio posto, perché dice che sono io con gli occhi chiari e una borraccia. Siamo nel momento della scelta di quali valigie utilizzare, per cosa e per come, e Luca è sardo. Finalmente la ragazza di ieri mi ha risposto dicendomi che è viva e che va tutto bene. Quindi adesso posso andare a dormire senza pensare a tutto quello che poteva esserle successo. Ma io mi preoccupo. Ciuccio, ciuccio. Buonanotte.